adesso. L'Acqua e Sapone pareggia la serie scudetto con la Luparense e sogna il primo tricolore. Una interminabile gara 2, quella che si è consumata ieri sera al Palasind di Bassano, con la squadra di Perez che è stata almeno 3 volte sull'orlo del baratro, è riuscita altrettante volte a rimettersi in carreggiata e poi si è affidata al suo superman Stefano Mammarella, decisivo ai calci di rigore. Una partita iniziata come peggio non si poteva dall'Acqua e Sapone, che dopo neanche 5 minuti si è trovata sotto già di 3 reti, con la concreta possibilità dunque di andare sotto 2-0 nella serie. Due gol di Pablo Taborda e un rimpallo favorevole su Victor Mello a beffare Mammarella. Ci mette un po' la squadra abruzzese a riprendersi, ma poi arrivano due fiammate. Ancora l'ex Edgar Bertoni, uno che di queste gare se ne intende, trova il gol del 3-1 e poco dopo Murilo di testa insacca la corta respinta di Miarelli sul tiro di De Oliveira. All'intervallo l'Acqua e Sapone torna in vita, ma le cose sembrano precipitare nuovamente, tanto che allo scadere del secondo minuto della ripresa, nel giro di 20 secondi, la Luparense produce un altro scatto bruciante che porta il marchio di Rafinha, autore di una doppietta. Ancora una volta l'Acqua e Sapone si ricompone e ripristina il -1 con due conclusioni in diagonale dai lati opposti di Jonas e Lima. Gli ultimi 3 minuti sono al cardiopalma, il contropiede chiuso da De Oliveira fa completare la rincorsa, ma un attimo dopo la Luparense va ancora avanti con Victor Mello, una mazzata che non è quella risolutiva perché Coco Wellington gestisce un pallone con grande freddezza e libera De Oliveira per il 6-6 dei tempi regolamentari, che non sarà modificato nel corso dei supplementari. Verdetto così rinviato ai calci di rigore e anche in questo caso strada in salita per l'Acqua e Sapone, gol di Borja Blanco ed errore di Lima. Poi sugli scudi sale Mammarella, che dice no a Taborda e Onorio. Coco Wellington e De Oliveira invece non sbagliano ed è così 1-1 nella serie, che ora si sposta a Pescara lunedì 4 e mercoledì 6 giugno. Mantenere il fattore campo vorrebbe dire vincere il primo scudetto.